Ciao ragazzi, yeah! Benvenuti sul canale Davide Chiara Channel. Nuovissimo video haul di coppia, collaborazione Coppia! Collaborazione con Banggood. Grazie Alessia, un bacione Alessia, top per te. E collaborazione anche su questo canale con Banggood. E rimanete sintonizzati perché ci saranno delle cose di Natale stupende, sempre in collaborazione con Banggood. E adesso vi mostriamo le cose che abbiamo scelto per questa volta. Adesso non so in quanti di voi hanno visto la foto di Davide che si provava il mio pigiama. Guardate, vi mostro il suo pigiama unicorno. Ho messo le foto su Instagram. Come vedete, questo praticamente è una salopette pigiama. Una salopette. Questo qua ha un nome particolare, si chiama Onesie. Onesie. Oppure Kirugumi, una roba del genere. Guardate qua, la testa. È bellissimo. Con il corno. È un corno. Sì, ma aspettate, perché... Stupendo. Dietro abbiamo... E poi è morbidissimo. Dietro abbiamo le ali, come vedete. Bellissime le ali, molto E non è belle. Finita qua, perché guardate cosa c'è. Dove è sparita? No, questo è davanti. Aspettate, che vi faccio vedere un intreccio. La codina. La coda. E io ieri l'ho provato. E adesso vi metto le foto che Davide ha fatto ieri con su questo pigiama. Le lascio ora. Beh, avete visto Davide? Questo è bellissimo. Però tiene caldo, eh? Tiene caldissimo ed è morbidissimo. Che materiale è questo, amore? Ma secondo me è un pile. No, è più morbido, guardate. Non ne ho la minima idea. E questo qua c'è di tanti modelli e c'è anche l'unicorno azzurro. Quindi se volete fare la coppiata... Che di sicuro me lo farà arrivare a me. Giusto, così facciamo gli unicorni felici. E innamorati, è bellissimo. Poi sono arrivati Fluffy. Poi sono arrivati questi due. Come è che si chiamano, amore, detto? Dillo tu. Macarons. Ah, sono due macarons, vedete, uno rosa. Apriamoli. Uno verde. Adesso ve li faccio vedere. Apri te perché si apro gelato. Uno io e uno lui. Questi qua sono comodissimi. Per vabbè, ma io non ho spaccato, ho fatto prima. Ecco. Sono... Io invece senza spaccare, vedete? Bravo, amore. Sono bellissimi, fatti bene, nel minimo dettaglio, vedete proprio cioè, questo questo verde. Verde, tipo che sarebbe quello del pistacchio, e quello viola, non ho idea di che gusto sarebbe. E questi qua sono comodi anche per fare porta pastiglie. Così c'è la se qualcuno deve mettere delle pastiglie si chiude così, o anche per mettere tipo gli orecchini piccolini, delle minuterie, qualche cosa, o anche semplicemente per decorare e abbellire la postazione make up con un piattino. Vi faccio l'esempio, vi faccio vedere. Adesso Davide mi prende il piatto che io ho sulla mia postazione make up, dove ho altri macaron, e vi faccio vedere come stanno bene, come già solo due cosine creano arredo. Ecco, vedete, questo qua è il mio coso, ne ho altri. E vedete come veramente sono carini e fanno veramente... Vedete che qua c'è troppo bianco, ecco. E sono super decorativi, ci metto poi il molettone, il mio balsamo di Kiko, che vabbè non c'entra nulla col video, però è veramente carinissimo, anche avere a portata di mano per metterci le cose. Anche perché no, per metterci il burro cacao dentro, si aprono e si spalmano poi con le dita il burro cacao. E così magari invece di averli in questa confezione, li si può travasare e depottare, mi sembra, depottare, se una cosa comunque del genere. Che dialetto. Non è un dialetto. No, che lessico, scusate. È un termine make-up-esco. Make-up-esco. Da principessa. Ed è molto molto bello, top, veramente fashion, bene. E guardate la mitica felpa. Bellissima, bellissima. Questa c'è col leone o con la tigre. Lui ha scelto la tigre. Guardate che bella. È fatta veramente una meraviglia. Si vede proprio bene.
con le tasche che non si vedono molto, se le faccio vedere. Qua ci sono le tasche fatte così, aspetta, ti cappuccio. Sono due tasche qua, così. Ma poi è morbida, un bel materiale, bel lucido il cappuccio. Ma dietro è bellissima come davanti, è stupenda, veramente, guardate. Provata, bellissima, comoda. E sta anche molto bene. È veramente bella. Guardate che questo qua, questa è una felpa. Che se voi girate tutta Milano non si la trova. Trovate, eh. Sì, è particolare che solo su Banggood trovate queste cose. Guardate che su Banggood io si può dire che uso solo ed esclusivamente roba di marca. È un pignolo. Ma vi posso garantire che su Banggood si trovano di quei capi d'abbigliamento. Anche i tuoi jeans sono veramente bellissimi. Jeans, felpe, camicie, giubbotti. Sul vestiario, su Banggood si trova di tutto, ma non solo sul vestiario. Poi qua dentro è nera così, è molto bella. È proprio fatta bene, mi sa che sicuramente si prenderà anche quella con Leone la prossima volta. È vero? Perché bellissima. È veramente bellissima. No, ma è fatta bene. Cioè, guarda che al mercato non la trovate, eh. Poi vabbè, la tigre insieme al leone è il mio animale preferito, vabbè, di quelli, però sapete che io adoro i gatti. Però la tigre e i leoni sono i miei animali preferiti. Quali sono i tuoi animali preferiti? Cani? Vabbè, ma gli animali non domestici. Tipo questi. Vabbè, tigre, pantera. La pantera anche, sì. Serpenti, scorpioni. Lui è scorpione. Tarantole. Tra l'altro sono un po' con lui il suo compleanno. Faremo il vlog del compleanno e caricheremo qualcosa di speciale anche su questo canale. Ci saranno i video dei saluti e tutto. Comunque ricapitolando, perché facendo i video insieme a lui si fa confusione, quindi tutti i link di queste cosine stupende, di questo pigiama unicorno che non si può non avere, troppo bello, che prenderemo anche in azzurro, così se lo metterà lui e faremo i dolci unicorni innamorati. Vi lasciamo tutti i link nell'info box, andate a vedere perché sono stupendi. Ci sono anche altre cose, se non vi piacciono gli unicorni, guardate, ci sono anche altri animaletti, sono stupendi, bellissimo. Cosa, amore? Vi metteremo la foto. Abbiamo già messa la foto. Cosa? Che cosa c'è, amore? Quando vedete la foto. L'avranno già vista a questo punto del video, la foto, amore. Mi sento un pia. Mi sento... un cretinetto. Vabbè, mi sento. Si sente, ecco. Però, ma guardate che bello il taglio di capelli nuovo. Per l'occasione del video sono andato a parrucchiere perché c'avevo. I capelli sono folti, no? Quindi c'avevo anche dei peli che uscivano dal naso. È vero, ho tolto anche i peli del naso. Io mi sono fatto un bel taglio di capelli. Il mio vecchissimo taglio di capelli. Ma guarda che bello, vai vicino. È bellissimo. Notate che non li ho pettinati io, perché sennò venivano meglio. A spazzola, bellissimo. Però taglio decente. Sei bellissimo. Grazie. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, che vi è tutto bene. Mi raccomando. Vi abbia strappato i sorrisi. Ah, prestissimo video dei saluti, eh. Mi raccomando, sì. Come dice mio nipote che me l'ha imboccato. Spollicciate, tutti i pollici in su e voglio. Condividete anche, mi raccomando, condividete, iscrivetevi. Ricordatevi ancora una volta che su questo canale Davide Chiara Channel, e quando arriveremo dopo i 5.000 iscritti faremo ogni 1.000 lo speciale. Vedete, un video speciale. Non mi fa parlare. No. Questo volevo dire, non mi fa parlare. Faremo gli speciali. A 5.000 faremo I Call You. Dato quindi... che non mi hai fatto parlare, questo canale si chiamerà BDBBBU Chiara Channel. Scusa, BDBBBU? Cos'è? BDBBBU Chiara Channel. Ok, va bene. Questo sarebbe un video haul comunque. Sì, però parla lei, fa tutto lei. Io volevo dire 5.000, poi mi ha interrotto. Adesso 5.000 faremo gli speciali. Appunto, il primo speciale sarà I Call You. Sai qual è il Call You?
You speak English? Che ti chiamiamo, praticamente chiamiamo gli iscritti a sorpresa, loro ci scrivono nella mail che praticamente trovate qui sotto nella info box o a me scrivete la mia VIP trattino, quello alto. Vi lasciamo tutto qua sotto. Qua sotto, nel mio canale trovate la mia mail, in questo canale trovate la sua mail, comunque è uguale perché tutte e due leggiamo le mail altrui, giusto? Sì. Esatto. Sì, non mi lascio neanche parlare! Poverino! E ci scrivete privatamente i vostri numeri, però quando arriveremo a 5.000 e a sorpresa chiameremo e vi saluteremo, comunque faremo una telefonata. Una, No, un po' di telefonate. Scherzo. Una. Bene, io direi che questo è tutto, spero che vi sia piaciuto, che vi abbia fatto sorridere un po', visto che parla tanto Davide ogni volta, non mi lascia mai parlare, no, a me. No, no, io non parlo mai, sono timida. Non mi interrompe lei, no? No. Comunque io vi do... Grazie Alessia, un bacione. Vi do una buona serata, penso che sia presto per cenare. Sì. Comunque un gran saluto a tutti, mi raccomando iscrivetevi. Una buona serata a tutti da Davide e Chiara. Channel. Yeah! Alla prossima, ciao!